Ciao fragoline, nuova ricetta. Le crespelle salate ripiene. Allora, è una ricetta che credo che tutti la sanno fare, ma io volevo farvi vedere come la faccio io, cioè come faccio io le crespelle salate e cosa ci metto dentro. Allora, le prime cose. Cioè, la prima crespella praticamente ci metto dentro prosciutto e mozzarella, che è una cosa spettacolare. Questa è la mia preferita ed è buonissima, per cui vi consiglio di farla, che è strabuona. E in più, quella vegetariana praticamente solo con le verdure, che in questo video ho messo praticamente le zucchine. Per cui più o meno queste due cose qua. Però ne potete fare tantissime con tantissimi ingredienti dentro. Detto questo, vi ricordo prima di vedere il video di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice in su, commentare in questo video se anche voi le avete fatte e come le fate, seguirmi su Instagram e ovviamente. Adesso vi lascio al video, alla ricetta delle crespelle e come si fanno. Per cui, buona visione. Allora, per fare la pasta per le crepe servono 2,50 di farina. Quattro uova intere, 200 ml di latte, un pizzico di sale, facciamo barra 2 così almeno sono più buone, e mischiamo 80 g di burro, lo mettiamo dentro. E mischiamo tutto. Allora, deve essere praticamente così. Spero che si veda. Così. Dopo che avete preparato, andiamo a metterlo in padella.
Besciamella nella teglia. E non riesco. Ok, dopo aver fatto questo prendiamo la crepe, mettiamo sopra la besciamella, la riempiamo con prosciutto, io faccio prosciutto, mozzarella e un'altra con verdure, voi fate, mettete dentro quello che volete. Dentro il prosciutto. Mozzarella e si arrotola. Io la arrotolo così. Un po' come la piedina. Facciamo così, il procedimento è così con tutte, ovviamente. Dentro mettete quello che volete, io metto il prosciutto, mozzarella e ma queste le fai verdura dolce. E qualcosa. Le fai le dolci. Questo è le zucchine, praticamente crepes vegetariane. Poi li mettiamo in forno per 30 minuti, che è anche già tanto, diciamo dai 20 ai 30 minuti, perché le crepe sono già pronte. Ovviamente si deve sciogliere la mozzarella, vanno cotte ancora un pochettino, per cui fate 20-30 minuti di cottura. Ovviamente assaggiateli, perché dipende dal vostro forno. Comunque, questo. Questa era la ricetta delle crespelle. Spero che questo video e questa ricetta vi è piaciuta. Fatemi sapere se volete altre ricette, non so, qualche ricetta che volete che io faccio, per cui me lo dovete scrivere qua sotto nel video. E niente, spero che questa ricetta vi è piaciuta. Credo che l'ho ripetuta due volte, vabbè. E dopo detto questo... mi è arrivato un messaggio. Dopo detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!